Tutti, altro colpo di mercato per la ferrata di Lucarelli, e altra trattativa conclusa dal direttore sportivo Luca Leone. Si tratta di Favilli, attaccante del Genova, ex Ascoli. È un nuovo giocatore a tutti gli effetti della Ternana. Mancano solo le visite mediche e la firma all'ultimissimo passaggio, ma è stato annunciato tramite un commento Instagram da parte del presidente Stefano Bandecchi. Per quanto riguarda il calciomercato, sembra sfumare un obiettivo delle fere. Si tratta del difensore centrale Bettella del Monza. Dopo essere stato vicinissimo a vestire la maglia rossoverde, sembra rimanere in Serie A e andare a Lecce. E poi la Ternana prova ad affondare il colpo per Bisoli, centrocampista del Brescia. Queste, diciamo, sono i principali movimenti per quanto riguarda il calciomercato, però sta di fatto che Favilli è un nuovo giocatore a tutti gli effetti delle fere. Questo per quanto riguarda l'aspetto calciomercato. Poi c'è l'aspetto Ternana, nel senso che la Ternana sta puntando molto ad una programmazione. Il presidente Bandecchi ieri ha fatto un video di una decina di minuti per spiegare tutti i progetti, ma alla base di tutto c'è una parola: la programmazione, una struttura societaria, una struttura anche a livello di impianti, perché si realizzerà a breve, partiranno i lavori del centro sportivo con annessi campi di allenamento. Poi la Ternana punterà a diventare un motore anche a livello economico, un fattore di traino anche a livello economico per la città, a diventarne anche un punto, se possibile, di riferimento, visti tanti progetti attivi che già, diciamo, sono in corso. Perché vi voglio ricordare, anzi vi voglio dire, che l'associazione Terni col Cuore si occuperà di restaurare, di mettere sostanzialmente a posto e a nuovo l'oratorio del Duomo a Terni. Quindi Ternana, che non è solo calcio, è società, è economia e è comunità, se vogliamo, anche per tutti i tifosi e per tutti i cittadini. Ternani, perché poi se ci pensate la Ternana dà anche effettivamente posti di lavoro, porta turisti nella città di Terni e non solo, e non solo. Per il resto, gli highlights della Serie B, per chi fosse all'estero, sono disponibili all'estero, nel senso che Elbit Live ha siglato un accordo con la Rai e manderanno gli highlights in una trasmissione sui canali Rai all'estero, per cui i nostri amici tifosi del NEC, per esempio, che sono gemellati con le Fere o del San Pollo o altre tifoserie estere, potranno vedere in questa trasmissione, se da loro prende, le immagini, le azioni salienti delle partite delle Fere. Per il resto, che dire, si avvicina sempre di più il campionato quello vero. La Ternana avrà una mascotte che verrà data ai bambini insieme al kit Piccole Fere. E domenica molto probabilmente c'è il tutto esaurito. Ad oggi mancano all'incirca 100 biglietti da vendere, ma considerando che la prevendita è aperta fino a sabato e che c'è molta febbre da fere, ci dovrebbero essere tutto esaurito, cioè 900 posti disponibili per Ascoli per la prima di campionato. Ternana che pensa anche al futuro, in quanto sono stati ingaggiati dei giocatori giovani per la primavera di Mariani, che onestamente speriamo faccia un piazzamento migliore dell'anno scorso, in quanto purtroppo è arrivata ultima. E blinda Alfredo Donnarumma, nonostante molte indiscrezioni lo davano in trattativa con il Bari, lui prolunga il contratto, cioè sta per rinnovare il contratto con la Ternana. C'è già l'accordo tra la società e il giocatore. Quindi Ternana che pensa al futuro, perché ovviamente ha già rinnovato per Partipilo, Palumbo, Celli, allo stesso Donnarumma. Quindi Ternana attenta su tutto, e questo rientra nella magica parola che è mancata purtroppo alla Ternana per via di società discontinue, per via di società tra virgolette volanti, che magari aveva il presidente, ma era quello per un anno o due.
per via di altri fattori, la parola programmazione, programmare il presente, ma soprattutto programmare il futuro, perché magari la Ternana non è vincente quest'anno, forse non è vincente il prossimo, non lo è tra 3 anni, ma fra 4 anni diventa vincente. Cioè, un po' costruirsi il grande ciclo che poi arriva per tutte le squadre. Non sei vincente i primi anni, sei competitivo, poi magari diventi vincente per 4-5 anni di fila, grazie alla programmazione. Per cui questo è veramente, veramente importante. Per cui questa è, diciamo, la nostra società, una società che si occupa di programmare il futuro, non so, e non solo ovviamente il presente. Per il resto, Favilli è un nuovo giocatore della Ternana, a breve visite mediche e firme, e firma, e la Ternana continua a fare colpi di mercato. E stavolta è arrivato un colpo di mercato in attacco.